Ciao a tutti, nuovo video. Questa volta un video un po' particolare. Siccome sto per partire, sto preparando il mio bagaglio, volevo farvi vedere come preparo io il bagaglio a mano. Quindi domani partirò per Parigi con il mio fidanzato, prenderemo Ryanair e quindi abbiamo deciso di portare solo il bagaglio a mano. E quindi ora vi faccio vedere come preparo il mio bagaglio. Allora, qui ho il mio bagaglio che sarebbe il trolley, quello piccolino che si può portare a bordo. E qui ho già diviso le mie varie cosine che vi farò vedere come preparo. Allora, cominciamo subito a mettere le cose che solitamente io uso mettere qui nella tasca interna. E quindi metterò qualche calzino e qualche paio di calze. Io sono freddolosa, quindi ne porto qualcuno in più, visto che Parigi è un po' imprevedibile come clima, è meglio abbondare, insomma. E sempre in questa tasca qui, che quindi è separata dalle altre cose, metterò le mie cosine intime, quindi i vari top, i vari slip e così via. Che io solitamente metto in queste bustine di plastica, sempre per separarle dalle altre cose, e quindi metto tutto in questa tasca. Poi, come si vede qui, un po' una confusione, ho già diviso i miei vari outfit, e quindi noi staremo 3 giorni, e quindi mi sono portate 3 outfit diversi. Quindi un jeans che metterò qui sul fondo della valigia e questo bel leggings comodissimo dell'Alcott. E poi in base ho i vari abbinamenti, quindi questa magliettina da abbinare con il jeans, questa comoda carina dell'Alcott. Una magliettina più leggera, perché è meglio, in questi casi è meglio vestirsi a strati. Una magliettina di questi qui, traforata da abbinare con un top che ho messo in questa tasca qui. E una magliettina carina, un pochino più elegantuccia da abbinare con il jeans, per la sera, per la cena. Ho preferito non portare cose eleganti perché solitamente porto tante cose e poi non uso, quindi questa volta mi sono limitata, giusto le cose basilari. Poi ho deciso di portarmi anche un giubbino in più, perché non si sa mai, un giubbino un pochino più leggero, ho optato per questo di pelle. Una sciarpina, questa è una pashmina che non può mai mancare, sia in aereo che in città per proteggersi dal vento. Pigiamino. Finire, accappatoio. Io me lo porto sempre ovunque vado perché non uso quelli, gli asciugamani, asciugamani teli degli hotel, e quindi uso il mio accappatoio di microfibra che non ingombra. E siccome sono un po' così, mi porto anche gli asciugamanini perché non mi piace usare quelli degli hotel. Quindi in questo caso ne ho portati 3 e metto tutto in questa sacca fantastica di brochet, sempre per lasciarli protetti e quindi non a contatto con gli altri panni. Un'altra cantina. E poi esternamente metterò, chiuse in una busta, le mie ciabatte per rimanere in hotel. Mettiamo nella tasca esterna, che è bella profonda, e questa è la mia valigia pronta. Poi, a parte, porterò le cose che non posso mettere in valigia, che sono
La sacca con i prodottini, e quindi qui vedete crema corpo, detergente viso, c'è uno struccante piccolo e dei vari campioncini di crema e crema viso della Yves Rocher e i miei dischetti struccanti. Poi, sempre a parte, il mio spazzolino da viaggio con il dentifricio e poi la mia pochettina. Ho usato questa trasparente perché poi lì in aeroporto vogliono vedere cosa c'è, e quindi la mia pochette con i vari trucchi che ho deciso, ho abbinato in base ai vari outfit, e quindi si intravede il mascara della Essence, il vamp di pupa, il mio correttore della Benefit, la matita verde di Neve Me Cosmetic, il mio blush della Essence, un po' di cosine, giusto così, basiche, da usare così per 3 giorni. Quindi, l'asciugacapelli non lo porterò perché c'è in albergo, e quindi questo è il mio bagaglio a mano per 3 giorni a Parigi. Io spero che questo video vi possa essere utile, perché a me piace andare a vedere video delle altre ragazze, questa tipologia di video, perché mi aiuta, e quindi spero che questo possa aiutare qualcuno di voi. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio e a presto! Ciao!